Fabio, Coinè sta portando avanti lo sportello Ascoltarsi. Questo video che stiamo facendo vedere è un video di presentazione dell'attività. Coinè, che ricordo è un progetto complesso che prevede tante cose, prevedeva lo sportello Ascoltarsi all'interno delle scuole e abbiamo inteso creare le condizioni per tutti i ragazzi, i genitori, i professori, ma gli adulti che sono costretti a stare nelle case in questo momento, ma anche dopo quando c'era la prima riapertura, abbiamo inteso creare l'opportunità di parlare con una psicologa, con una brava psicologa, per poter affrontare quelle che sono le ansie quotidiane e le ansie su quello che sarà.